terzo congresso per i giovani padani della Valle Seriana, che cosa si prova a raggiungere questo traguardo e cosa si prova soprattutto a doversi spostare perché il gruppo è diventato troppo numeroso? Ma dovessi spostare perché il gruppo è numeroso è in assoluto la soddisfazione più grande. È numeroso grazie a loro, loro sono venuti da noi, loro ci hanno cercato e se ci hanno cercato è perché abbiamo lavorato bene sul territorio, ci siamo pubblicizzati bene, i ragazzi sono contenti, sono stati ben accolti, ci credono e ora come ora quando un giovane non sa cosa fare, si annoia, credo che la politica, in questo caso per noi il Movimento Giovani, dia loro anche uno spunto in più, qualcosa in più da fare, un obiettivo in più da raggiungere e soprattutto se ci credi lo fai più volentieri, lo fai con il cuore, lo fai in modo felice. Dopo 2 anni da coordinatrice il testimone viene nuovamente passato ad un uomo, come mai? Viene passato ad un uomo perché era l'alternativa, in questo caso era un uomo. Io sono fortemente pro donne in politica, si capisce, si vede, e va bene così, l'importante è la qualità, l'importante è che si lavori bene, l'importante è ad avere la giusta passione e la giusta umiltà. Ovvio che spero profondamente che in un futuro ci sia ancora una coordinatrice donna, nel modo più assoluto. Tu Paolo diventi coordinatore del Movimento Giovani Padani in Valle Seriana, un gruppo particolarmente importante in Bergamasca, in un momento particolarmente felice, non avete troppi appuntamenti politici a parte le regionali, le amministrative e le politiche sono passate, qual è in questi 2 anni quello che sarà il tuo programma? Ma il programma è molto semplice, nel senso che dopo le regionali, che comunque sarà un lavoro comunque pesante perché coprire tutta la zona della Valle Seriana è sempre un bel lavoro e avremo anche 2 paesi in amministrativa tra l'altro. Nel periodo che dicevi tu prima, il discorso di avere un pochino più di tempo libero è anche un'occasione in più per poter organizzare eventi, manifestazioni o comunque fare qualche gazebo in più rispetto a già i tanti gazebi che facciamo, fare qualche volantinaggio in più alle scuole oltre ai già che facciamo e comunque essere ancora più presenti sul territorio, perché la cosa più importante è essere sul territorio. 2 su tutti i consigli che si è sentito di dare: da un lato prendere il meglio dalla classe dirigente attualmente in carica agli alti livelli del movimento, dall'altro quello di fingere di essere come i politicanti vecchio stampo per riuscire a ribaltare il sistema. Sì, perché la politica oggi ha una forma di autoprotezione incredibile e si è abituata un po' al fuoco della Lega. Credo che l'unico modo per scardinare tutto quello che ancora resta del vecchio modo di fare politica è di entrare, di fingere di integrarsi e poi dall'interno scardinare quello che manca per arrivare finalmente al federalismo e alla nostra libertà.